paio davanti. Un cappotto. Questi sono quei pazzi. Vai, passate. Questi sono quei pazzi dei pentaxiani che oggi hanno deciso di scalare il monte. Sti matti. Non lo so io. Io già c'ho il fiatone. Eccoli, ecco. Tutti felici, guarda come sono felici, guardali. Guardali. Mica lo sanno quello che gli aspetta. Minimo se troviamo su YouTube. Minimo. Perché fa così poco rumore la macchina tua? Che rumore deve fare? La mia fa un sacco di rumore quando schiatti, quando metti a fuoco. Per fare una foto. Quello giù è Gran Sasso. Guardate che bello. Ecco i pentaxiani. Adesso che vanno verso la chiesetta di Santa Maria della Pietà. Ecco laggiù la chiesetta e sullo sfondo c'è sta sempre il Gran Sasso, bello, che io non ho mai visto fino adesso. Ecco sempre i pentaxiani che prendono possesso della chiesa, sono arrivati alla meta, adesso andranno verso Rocca Calascio e lì diventeranno dei pazzi. Questo è il Calascio. Questi qui sono gli amici pentaxiani che stanno facendo, che mi stanno riprendendo, signori, mi stanno fotografando. Guardali questi puzzoni, mica lo sanno quello che gli tocca, eh? E qui andiamo verso il Gran Sasso. Questa è la mitica Calascio. Ecco sempre gli amici pentaxiani che si stanno esercitando. Magnifica chiesetta. In questo momento c'è Sant'Antonio che sta facendo una lezione di fotografia. Sta spiegando a tutti. Che ci stai spiegando? A te veramente sta spiegando. Le basi della fotografia. L'ABC della fotografia. No, secondo me sta a spiegare come si mangia oggi questo. No, già sta a pensare. Allora, i riservo sono mangiati. Senti, 70 rosticini si è mangiato. Hai capito? Sorrite la casa, mettene un po' sete. Senti, senti. Non gestire la roba fresca e tanto mo mangio, fai defetti ci trovano. Senti che sta a dire, devi stare attenta al palloncino oggi, dopo che vai via da là, eh. No, io me la fai che max la casa tu. E la Samyang la lascio là, quella della fabbrica di ottiche. Dai, ma fa Sarocca, eh. Dai, ma tu, andiamo a fare Rocca, va. La prima volta che fa pure il suo 8 mm. Però prima ti metti a fare 81-4 start, non riesco a trovare. Se no, lo sono trovato solamente dallo Giappone, 1100, no, ma a me mi rompo un caso perché è una frega di gente, a me quando mi dico, ma lo standard di gente, ma guarda che altre. Ma no, ma nemmeno voi 300 euro, perché dopo se ci sta la polvere, ma dentro non fa neanche niente, però si è graffiato, si è contumato. Vabbè, poi se no la polvere. Arrivi. F2. Aspetta, no, che ferme tanto. Una serie di zone naturalistiche molto molto importanti.
si vede anche antichi, si vede anche di Sarmiglio, per le popolazioni italiche, e questa zona è stata utilizzata appunto per l'allevamento di becchi, per arrivare fino qui. Vedete dove venite? Roma 1000, X-XI secolo, dai Normanni. Sicuramente su una base longobarda, ma dei Normanni. Non abbiamo delle fonti dirette di questo, ma confrontandolo con altri siti dello stesso genere possiamo dedurre tranquillamente questo tipo di costruzione. La costruzione iniziale, costruzione originale medievale, è costituita da questo torrione centrale, da questo torrione a base quadrata di circa 10 angoli, passando per l'Aquila, evitando le zone difficili per tantissimi motivi dell'Alto Lazio, del Basso Lazio e del nord della Campania, per passare in mezzo alle montagne, quindi Entrodogo, l'Aquila, Sulmona, Napoli. Quindi un percorso che apparentemente è lungo e tortuoso, ma effettivamente sicuramente meglio questo che passare nello stato pontificio. No, al contrario, i bentaxiani stanno organizzando una foto di gruppo. Bravo, proprio dietro. Stiamo trovando il giusto angolo. Pentaxiani con la telecamera. Che è questa telecamera? Che ne so? Omega, non vado dall'occhio. Era GVC. 10 mega. Capito? Avevi letto Omega. Ecco la macchina in preparazione. Pronti? Carlo, Di Filippo, sono pronto il telecomando VR, Senti, Antonio da disposizioni. Il telecomando non ci arriva, arriva fino a 3 metri. Sì, questo arriva pure a pescare, fa scatto le macchinette. Hai capito? Ma quello piccolino, ce l'ho pure io quello. Fa l'autoscatto. No, ma fa, arriva qua. Il telecomando. Eccoci. Ci sei? Vai. Hai messo a fuoco? Vai, sì. Via. Vai. Cheese. Cheese. Pensiamo ai spaghetti. Fatto. E vai. Questa è la chiesa. Visto. Ci stanno preparando di nuovo per fare una fotografia di gruppo. Stiamo scegliendo il punto, il momento. Adesso si monterà il cavalletto. Punto qua. Troppo vicino. Da qua che prendi il gran sasso dietro. Anche. Che è molto bello. C'è sta coccodrillo, già si è piazzato lì. Cominciando. Guardate ragazzi. Coccodrillo con tutto il, quel oh, gran sasso. Crocodillo, ah no, coccodrillo. Morsi, vediamo, capito, pensavo coccodrillo. E vabbè. Ecco i pentaxiani che stanno facendo la risalita per vedere la rocca di Calascio da un'altra posizione. Eccoli. Eccoli, adesso vediamoci la rocca. Ecco il nostro Andromeda che ci sta immortalando con la sua Pentax K, non so che K già. K2753. Secondo me invece di una K c'ha un cannone quello stamattina. Alla rocca di Calascio, dove potete osservare tutto quello che si vede da quassù e le bellezze naturalistiche. Laggiù c'è sempre il gran sasso, si sta coprendo dalle nuvole. Qui sotto la chiesetta di Santa Maria della Pietà. Tutto intorno. Poi c'è Castel del Monte che si vede in lontananza, alcune nuvole cominciano a imbiancare questo meraviglioso cielo azzurro e adesso stiamo andando verso il castello, verso la rocca di Calascio, che è sempre una cosa stupenda da vedere. Ma veramente, non è possibile che Andromeda lascia la roba dentro al piatto, ma no, guarda, manco l'insalata si è mangiata, la verdurina, guarda, la carne. Sì, ma non è possibile che nell'edilizia. No, questi sono pentaxiani, quelli di Roma. Si sta riprendendo, non posso parlare. Parla, di qua, di la tua,
No. Su YouTube. Non poteva venire, ha detto che non poteva venire. Quelli di Roma, secondo me, si sarebbero mangiati pure i piatti. Ma poi sì, ma è di là quella. Eh? Ma è di là, non so quale è Ah, oh, devo finire l'insalata o no? Devo finire l'insalata, te? Tutte stanzate di mangiare. Tutte stanzate di mangiare.